Un saluto e benvenuti al nostro appuntamento giornaliero con Farming 22. Oh yes, oh yes. E allora ragazzi, approfitto come sempre per ringraziare tutti quanti coloro che si iscrivono al canale quando sono offline e ovviamente ringrazio tutti voi che state sostenendo questo canale. Allora, guaglioni. Vediamo un attimino da farsi oggi qua. Allora, mezzi usati non se ne parla proprio. Andiamo un po', qualche contrattino. Aratura, iaiai. Aratura, tutta aratura. Allora, io c'ho un aratro, quindi quasi. Adesso recuperiamo anche un trattore con l'arato che abbiamo da qualche parte qui. Anzi, in realtà abbiamo due aratri, sicché naturalmente la partita è aperta a tutti gli amici e alle amiche che seguono il canale, quindi come sempre io vi aspetto. In questo momento ovviamente sono solo in PC, vi ricordo che la domenica mattina nel format Caffè in Farm sarà possibile partecipare, prendere parte alla live anche per voi che usate le console, quindi sarà in modalità multiplayer. Ok, allora qua, il peso non c'è. Quello che è il trattore che c'è il peso. Ok, allora. In teoria dovrebbe essere possibile utilizzare l'attrezzo. Qua devo anche modificare il terreno. Ecco qua. Allora, iniziamo a vedere qualche contratto. Campo 43 mi pare che questo qua dietro. Accetta contratto. Campo 43. Vediamo un po'. Esatto, sì. È proprio questo qui alle spalle della farm. Oh yes, oh yes. Devo ricordarmi di rabboccare il mezzo poi dopo, perché c'è il rischio di rimanere a corto. Ah, yeah, oui là, dottor Morino, buongiorno, buon tonno, bentornato nella live, oh yes, il dottor Morino, caffè Morino, e il sonno viene meno, buongiorno carissimo, oh yes, applausi. Io l'ho sentito. Ai ai ai. Molto strano.
Prova a far partire tu un sound alert qualsiasi. Me l'ho sentito in cuffia. Io l'ho sentito. Ha il volume basso, forse. E io pago, l'ho sentito. Molto strano. Volume basso? O troppo basso? Mi sembra un po' strano. Poi vediamo un attimino, ma aiaiai, devo verificare un pochettino. What's the problem? Devo fare un po' di verification. Allora, a proposito di quella cosa che stai per progettare, quando è che uscirà? Domani, giusto? Se non ricordo male? Se non ricordo male, dicessi venerdì, vendredi. Ah, allora mi devo andare a rivedere le VOD. Devo andare a rivedere assolutamente. Vabbè, ma tanto alla fine tutto è iniziare queste cose qua. Su, dai, spingi, spingi. Oh yes, oh yes. Quindi diciamo che stai cercando di capire meglio come funzionisce, come poterlo utilizzare. Eh sì, almeno così. Comunque sono molto curioso. Molto curioso, wunderbar, wunderbar. Qui Leonardo, ottimo. Ottimo, dai, vuol dire che ti stai riprendendo. Bravo, bravo. Il mitico Nick. Che saluto. In questo momento c'è anche Morino. Morino e caffè ti passati mi e sono venemino. Paraparaparapara. Ah, yeah. Ci abbiamo la nostra mascotte del canale Moreno, che è stato poco bene, ha avuto un po' di febbre. E infatti gli ho consigliato di stare bello a caldo, di stare bello tranquillo, perché si deve rimettere in forze. Ottima notizia, mitico Leo. Oh yes, oh yes. Ale, non so se sta preparando la farm, perché ho dato un'occhiatina entrando su Discord e ho visto che sta su farming, quindi probabilmente off camera starà completando la farm, credo. Non è in live perché altrimenti mi sarebbero arrivate le notifiche, quindi probabilmente starà ottimizzando la mappa, perché pare che doveva apportare alcune piccole modifiche alla mappetta.
Impossibile. Vediamo un attimo. Hai ragione, cacchio. Hai ragione. Adesso funzionano. Ah, ecco, avevi ragione, Morino. Ti chiedo scusa. Adesso mi sono accorto. Ecco. Chiedo scusa, mi sono accorto adesso di aver visto il il pallino là sul mix. Infatti dicevo, io le sento. È perché facendo un test ieri ho dovuto disattivare l'audio. Meno male che me la ricordavo. Vabbè, tanto per 10 minuti si è sentita solo la voce. Perché sto trattoriello qua. Che bello e rumoroso. Come fate notare sta cosa? Allora probabilmente è uscito perché deve fare qualche altra cosa, perché lui me l'ha accennato, quando non riesce a venire in live vuol dire che deve fare qualcosa, diciamo, outside Twitch, quindi nella vita reale, per cui si assenta. Se qua ci abbiamo 11.000 everons. Voglio dire, quasi quasi di farlo in senso longitudinale, ovvero per la lunghezza del campo, altrimenti questi in salita non ce la fa. Non gliela fa, non ce la fa, non ce la fa. E non che non ce la fa, soffre un pochettino con questo aratro barra arieggiatore qua. Abbiamo investito, abbiamo investito sulle produzioni qua. Quindi mi sa che devo prendere un cassoncino e andare a scaricare le pietruzzole che produce la macchina per tritare le barbabietole. Oh yes, le vado a vendere. Ah, ottimo. Sempre alla solita ora, giusto? Ci andiamo a fare un bel giretto, un bel giro, si va a giro, come dice il mitico Fenerbahçe. Oh yes, oh yes, Fenerbahçe 08. A proposito di Fenerbahçe 08, ieri non sono riuscito nemmeno andare a dargli una mano su Farming 22. Comunque, Morino, poi a proposito di Trader Life, off camera, me lo sono studiato per bene. Infatti ho capito che la notte non bisogna dormire, nel senso che la notte vai ad acquistare tutto ciò che ti serve e lo metti nel negozio in modo tale che la mattina c'è già tutto bello e pronto. Infatti ho fatto così, e rispetto a ieri poi vedrai che sono riuscito a gestire meglio il negozio. Subito acquistati il frigorifero, e poi quando il prodotto scade te lo metti in una specie di busto, di un sacchetto piccolino di carta. Fatto l'esperimento ieri e ho visto che il latte non messo in frigo poi l'ho ritrovato dentro una specie di bustino. Comunque è simpatico, apparentemente semplice, ma non lo è la dinamica di gioco. Decisamente complicati. Oh yes, oh yes. Anche se per esempio sia lì che su Baker Shop Simulator, per esempio, anche lì dovrebbero i sviluppatori mettere qualcosa che, tipo, che ne so,
i sacchi della spesa, le buste almeno, cioè tu vedi ad esempio su Bakery Simulator, Bakery Shop Simulator, tu gli dai tre scatolette al cliente, ma se ne escono a mani nude senza nemmeno, sai, vederle sotto il braccio. Magari, ecco, vedere il cliente che ha gli acquisti sotto il braccio, queste cose qua, che è ben fatto, però diciamo sono piccolezze che fanno la differenza. Infatti devo, se riesco a trovare l'occasione, se hanno un server Twitch nei suggerimenti glielo devo inserire sta cosa, una busta, un sacchetto anche di carta, o perlomeno vederli, vedere ciò che si acquista, che altrimenti quelle se le mangia soprattutto le torte al cioccolato là. È la Citroen DS. Teoricamente tengono DS da devo dire che devo andare a cercare nel sito quello lì dove gli sviluppatori ci mandano le key, vedere se hanno un canale Discord e soprattutto se permettono poi di scrivere, o altrimenti devo trovare un modo, perché è un peccato, perché è come Rage Simulator, la stessa cosa, c'è un grande potenziale e quindi penso che se loro, diciamo così, non dico che ascoltano i nostri consigli, ma tengono presenti i nostri suggerimenti, voglio dire, la cosa può far bene sicuramente a futuri aggiornamenti. Oh yes, oh yes. Meno male che Moreno mi ha fatto presente che non c'era audio. Ai ai ai. Devo ricordarmi di buttare un occhio anche là. Oh yes. Anche l'altro pulsantino. Pulsantiscia. Prendi il caffè Moreno ed il sonno viene meno. Effettivamente lui su Farming è quello lì che c'è un pochettino più di money, di Everons e tuts e tuts. Ecco, paga lui. Per quanto beve, effettivamente ero poco potente qua. Non è uscito ancora niente di buono nel mercatino dell'usato qua. E devo ancora, fra l'altro, devo pagare ancora la banca per il prestito qua, ragazzi. Quindi tocca ritornare un'altra volta in attivo. Eh sì. Un attimo una cosa, intanto andiamo un attimo a vedere se in mezzo qua si può potenziare, o se c'è l'attrezzo che si può migliorare lo stato, perché è poi su assante qua, tutti questi sassi sono sprecati, il fatto che non possono essere raccolti mi duele il corazon, il corazon. Come me duele il corazon.
Corazón espinado. Corazón espinado. Come me duele, come me duele il corazón. Allora, vediamo un po'. Trattoriello, configura. Aggancio frontale, questo ci sta. Pneumatici. No, quello non ce la fa proprio. Ah, hai visto? Ora è molto più fluido il sistema. A proposito, è arrivata la RAM. Ottimo. Adesso vedi che sarà molto ma molto più fluido. Ottimo. Io infatti per esperienza personale, per esperienza diretta, ti dissi, non so se a te l'ho consigliata a un'altra persona, gli consigliai, dissi prendete 16 giga direttamente per far girare Windows in maniera decente, perché con 8 ci fai poco, ci fai proprio stretto stretto. Almeno così 16 giga sono più che sufficienti per far girare il sistema in maniera molto ma molto più fluida. In più poi se riesci ad acquistare anche un disco SSD, fai bingo, perché soprattutto per sistema operativo dove hai installato i software che più utili. Allora sta a posto, io ho 3 dischi SSD e un disco meccanico, dove sul meccanico ovviamente metto solo i dati a deposito. Ah, e poi c'è anche un disco M.2, che poi sembra un disco allo stato solido, quindi diciamo un SSD. E quello lì però lo tengo così, solo per come disco backup solo di alcune impostazioni di Steam, quindi Eurotrack, Farming, c'hanno le cartelle di backup salvate lì. I dischi SSD sono ottimi, eh? Io ho dei Samsung, io ho provato diversi brand, tutti ottimi, però al momento i Samsung sono quelli che mantengono le promesse fatte. Gli altri leggermente meno performanti, però comunque sono buoni. Infatti su un PC portatile ho tolto il disco meccanico e ho messo l'SSD e mo Windows lo carica subito. Ma SSD il disco da 1 tera? Credo di sì. Ah, ecco, beh, ci sta. Ah, ma tutti e due pagati 4,50. Beh, sì. Boh, vabbè che mo i prezzi sono aumentati vertiginosamente, quindi diciamo che sono normale, ma io sto ancora aspettando che calino i prezzi, perché devo prendere la scheda video dedicata prettamente per il software dello streaming. Ah, ok. Sì. Ma guarda, ti dirò di più. Io ho acquistato anche il monitor che ho io, che è un monitor da fotografia, diciamo di fascia medio alta. Io l'ho preso usato, ma usato in ottimo stato, cioè c'erano ancora e ci sono tuttora il cellophane attorno al monitor quando l'ho acquistato. Stanno scendendo. Oh, meno male. A me ne serve una di fascia media.
che deve gestire prettamente quello, perché altrimenti mi trovo sempre con la preoccupazione di sovraccaricare la seconda scheda video che mi gestisce la physics. Duell'antiprimordiali ha appena iniziato a seguire il canale. Grazie per il follow. Duelli primordiali, benvenuto, benvenuta nel canale, grazie per il follow. Come stai? In questo momento c'è il mitico Moreno, poi c'era anche l'amico Leonardo e ci sei anche tu. Buongiorno e benvenuto, benvenuto, benvenuta. Eccolo, il nostro Leo c'è sempre. Che si sta riprendendo piano piano. Devo trovare una scheda video non particolarmente performante, soprattutto che consumi poco, perché è vero che c'ho un alimentatore da 750 watt, però mi serve giusto giusto quel poco che mi faccia girare il software, che quello con 4 giga di RAM mi gira bene. E ho pensato a una 1600, una 1600, però l'amico Jason Farman mi aveva consigliato la 1650, perché mi pare che aveva un clock più alto, quindi, però diciamo che serve una scheda video giusto giusto per quell'uso là, in modo tale ovviamente da far sì che insomma ogni scheda gestisca singolarmente diverse cose. Leo, vedi che hai tu gli altoparlanti o il volume abbassato, eh? Che abbiamo risolto il problema dell'audio generale del gioco. Vedi un pochettino, può darsi che ho messo in muto il browser. Sostaier, però non lo so perché, ma io quasi quasi Sostaier lo vendo e mi prendo il Fiat Agri. Ma sì, mi piglio il Fiat Agri, anzi no, meglio non vendo questo trattore. No, oh sì. Allora, vediamo un attimo se troviamo qualcosa di buono. Effettivamente soffre parecchio e non va bene. Allora, vediamo un po'. Allora, questo quanto ce lo pagherebbe? YouTube è parecchio. Allora, io quasi quasi lo vendo 64.000 e vediamo di trovare qualche altra cosa. Andiamo dal nostro meccanico, da Moreno il meccanico, concessionario Moreno. Allora, trattori medi, vediamo un po'. Abbiamo 75.000. Ah, è John Deere, giusto. Allora, vediamo un po'. Ho messo delle mod, credo. 88 è troppo, 97 no. Trattori piccoli 107, ah sì, Fiat, eccolo qua, dove sta? Allora John Deere, questo su 105.
Allora, questo 135. Ok, 135. Eccolo qua. Mannaggia, non ce la faccio. Costa troppo. Vediamo un po'. Trattori medi. Il Fiat non l'ho visto. Ai ai ai. O forse mi è passato davanti. Eccolo qua. Ah, ragazzi. Farà un po' di burdello. Il casino, ma guaglioni, che ve lo dico a fare. Che ve lo dico a fare, ragazzi. Ragazzuoli, qua ci possiamo. Sollevatore, no. Zavorra, no. Continental. Lampeggianti, aggancio frontale, magari per il momento non ci interessa. Allora, ripristiniamo. Allora, Ale, beh, che ha fatto? So 10, ecco qua. Abbiamo il nostro bel fiattino. Aie, dai. Adesso abbiamo un signor trattore, ragazzi. È vero che mo farà un bel po' di buitello, farà un bel po' di casino, però voglio che ve lo dica fare. Abbiamo il mitico fiatone del nostro Peppe 978. Allora, però qua, perché questo mi servirebbe il contrappeso. Ora che ci penso, quindi ecco qua. Zavorra 900 kg, perfetto. Lampeggianti ci sono. Continental. Oh, ragazzi, ecco qua. Diciamo che ci ripagheremo con il contratto qua. Dovremmo ripagarci piatture qua. Oh, bentornato, finalmente. Adesso va giù. Si fa sul serio. So yes. Grande. Oh, ragazzi, ammirate che potenza c'è questo mezzo. Fai notare il caschetto rosso. Ragazzi, non si poteva proprio tenere quel mezzo. Bello e tutto quanto, però lui gli faceva, ragazzi. Ah, raga, lui gli faceva. Oh, sembra quasi quasi che stia camminando senza attrezzo, invece, a quanto pare. Invece sta. Sì, qua, che non voglio.
grande Peppino. Mi dico Peppino 978. Oh yes. Chat, mi dicite soltanto se la mia voce è sempre più alta rispetto al tutto? Io dovrei anche aver già preimpostato l'audio del motore dei mezzi un po' più basso. Se gentilmente mi date la conferma che l'audio, o se mi fate sapere se è fastidioso, e così eventualmente abbasso un attimo il sound del motore. The sound of the underground. Oh yes. Tutti. Willa Ita carissimo, buongiorno e ben ritornato in Lives. In questo momento con noi c'è Morino, c'è il mitico Leonardo e ci sono anche altri amici e amiche qua che non scrivono. Eccolo là, facciamo uno shootout al nostro amico Ita. Ecco qua. Oppla. Ita, come vanno le tue live? Io l'ultima volta sono passato, ma eri praticamente avevi finito che. I miei passaggi qua su Twitch, diciamo, dopo le mie live sono fugaci e quindi. Ah, ti sei fermato? Vabbè, l'importante è che magari ti organizzi per poi creare altri ottimi contributi. È buono, io ho il mio stand by, io per esempio la domenica pomeriggio e tutto il lunedì sto fermo proprio per questa cosa qua, insomma, che ho bisogno di riorganizzarmi. Ah, tu dici con l'attrezzatura? Vabbè, effettivamente. Che PC ci vuole una connessione, ecco, che ti permetta di poter riuscire a gestire il flusso. Però il PC sicuramente è la base, ecco, sicuramente. 16 giga di RAM minimo ti consiglio. E Moreno lo sa, per far girare Windows 10 barra Windows 11 16 giga sono più che sufficienti. Moreno, tu a che punto sei per il traguardo del milione di milioni di followers. Quanti ne mancano? Mille? Ah, allora facciamo così, amici ed amiche che state guardando questo video in live o in diretta nel mio canale YouTube. Nella descrizione del video trovate anche il canale di Morino. Andate là, lasciate un bel follow sia nel canale Twitch, ma anche iscrivetevi al suo canale YouTube, perché siccome mancano 10 follower per raggiungere 1 milione di fans, allora iscrivetevi più di 10, così almeno lui, ah, forse che lui così ci avrebbe offerto 1 milione di Everon su qua su Farming.
scheda video. E la scheda video puoi sempre sostituirla se hai manualità o se c'è qualcuno che ha manualità e quindi sa come mettere le mani nel computer. No, a mio cugino che si improvvisa, ma magari qualcuno che sa come non spezzare i pin degli slot della scheda grafica, o più in generale i pin così. Tu dici però che si è spinta, cioè che problema ti dà il computer? Che può darsi pure che staccando la scheda grafica le si resetta. Se questo sì, sicuramente i prezzi sono ancora un po' altini, però il computer si accende, cioè si avvia, ma non vedi il monitor, non parte. Allora, io ti dico, cioè, provo a chiederti sta cosa e tu mi dici se sì o no. Se tu accendi il computer parte? Cioè, si accendono le lucine dell'hard disk, queste cose qua. E il monitor ti rimane sempre nero? Ok. Quindi non è la RAM, questa è già una buona cosa. Ok, allora potresti provare a fare una cosa, può darsi pure che facendo sta cosa qua il computer si resetta. Allora devi tu spegni il computer, poi stacca la spina dall'alimentatore e fai come se volessi accenderlo normalmente. A me è capitata una cosa del genere qualche settimana fa e ho risolto il problema così. Ho scaricato praticamente i residui. No, amore, non è problema di BIOS, è localizzato, mi è capitato anche a me. Stacca la presa dal tiro l'alimentatore e poi schiaccia il pulsante per avviare il computer. Vedi che dovrebbe resettarsi così. A me è capitata sta cosa, ho fatto così e ci sono riuscito. Quello per il caso tuo, amore, non va bene, ma se bloccate i BIOS là c'è qualcosa che io così ho risolto. Quindi Ita, prova a fare così. Stacca la spina e poi per resettare completamente schiaccia il pulsante dell'accensione. Io almeno così ho risolto, che sono andato pure in panico. Si avviava il computer, ma non il monitor non lo visualizzavo più. Sta cosa, no, è per poco, devi giusto giusto il tempo di dargli l'impulso. O stacchi la spina, poi schiaccia il pulsante, che quello dovrebbe scaricare i condensatori della scheda madre dalla carica residua. Io così ho fatto e è andato. La batteria tampone lo faccio solo quando si blocca, va in loop di avvio il computer e non completa il boot. Allora là tolgo la batteria tampone e faccio la stessa cosa, che così si resetta anche un po' tutto. Cioè resetta, si perdono le impostazioni, quindi un'eventuale impostazione non corretta te la va a togliere. E la batteria tampone è l'ultima cosa che vado a toccare. Solo, ti ho detto, solo in loop, se vai in blocco, fai in loop, blocco del boot, quindi non parte. No, quando salta la corrente al massimo si possono danneggiare i dati sugli hard disk.
al massimo, se ci fosse stato un aumento di tensione, ti avrebbe proprio bruciato l'alimentatore. Ma sta cosa qua, mi sa che se tu fai sta cosa che ti ho detto prima, dovresti risolvere il problema. E quindi alla fine andresti a risparmiare un bel po' di soldini, che di questi tempi l'hardware costicchia. Per via della crisi del silicio, dovuta anche al lockdown generale, quindi le produzioni si sono completamente arrestate, soffermate, e noi giustamente, insomma, ne stiamo un po' pagando le conseguenze. Che mostro, grande Peppe 978, ragazzi, che vi devo dire? Questo mezzo è inarrestabile, sarà anche rumoroso perché è old school, però è così. Perché avevo un bicifisso, quando era staccata la corrente si è bruciato l'hard disk. Beh, quello è normale, soprattutto perché non ha tempo di scaricare la tensione, il processore e la scheda video. Se ce l'hai ancora conservati, io ti consiglio di verificare se effettivamente è così, che il processore difficilmente si brucia, soprattutto con nuovi sistemi di protezione, che quando arriva a una certa temperatura il computer si spegne, quindi lo blocca elettricamente, ma non gli dà l'alimentazione. Ok, eh sì, perché l'hard disk è andato. Infatti io vi consiglio anche di acquistare qualche stabilizzatore di corrente, quelli lì che quando si stacca la corrente, i gruppi di continuità, ecco, che vanno bene sia per quanto riguarda momenti in cui si stacca la corrente, ma soprattutto anche quando ci sono i sbalzi di tensione, quindi gli abbassamenti di tensione che ogni tanto capitano, soprattutto d'estate, ragazzi, ce ne sono diverse fasce di costo. Ci sono quelli lì, mi pare, dai 60-70, che simulano l'onda sinusoidale a quelli sinusoidale ad onda sinusoidale pura, ma costano anche 400-500 euro, però sono, diciamo, prodotti di una certa fascia. Allora, vedi che Ita a volte non si accendono per via delle batterie. Io ti consiglio di aprire stacca ovviamente la corrente e poi apri i due cosini qua e acquista due batterie nuove. Una volta fatto questo, lascialo collegato alla presa della corrente per almeno una mezz'oretta e dopo fatto questo, quello hanno un minimo di carica, le batterie dovrebbe avviarsi. In teoria non dovrebbero bruciarsi, però
devi aprire perché se vedi qualche condensatore esploso, ti assicuro che si sia bruciato il fusibile. Giusto, la prima cosa si controlla il fusibile. E ti assicuro che il fusibile tu magari con un euro e mezzo, anche di meno, risolvi il problema. Ma ti consiglio io anche di cambiare le batterie. Poi, Sims Good o no, Sims Good, sta a te decidere. Comunque, Corin, se non ce l'hai, prendilo perché questi cosi veramente ti salvano il computer. Sì, quelle non costano nemmeno tanto. Io penso che ho acquistato uno stabilizzatore della Trust. Aveva una batteria interna da 2 ampere ora, io poi l'ho aumentato un pochettino, l'ho messo una da 12 ampere ora perché mi dà più tempo per spegnere il PC, e poi perché diciamo così mi permette anche di non rovinare il modem router, e quando ci sono questi sbalzi di tensione, quando si stacca correndo, soprattutto quelli che ti danno incomodato d'uso, non sa mai se si rompono là. È vero che li sostituiscono, però almeno non si aspettano tutti quei giorni per il schermo nero. Ok, quindi il suono è ripetuto, fa pi pi giusto? Non è che fa la pipì, è continuo. Ok, tu hai provato a fare quella procedura che ti ho accennato prima. Adesso prova a fare una cosa: spegni normalmente il computer se ti riesci a farlo. Se tu c'hai un hard disk, tu che sistema operativo c'hai su questo computer? Ti ricordi che sistema operativo è? Ah, Windows 8, ok. Allora prova a fare una cosa. Schiaccia il pulsante dello spegnimento del computer in modo tale che gli fai fare l'arresto del sistema. E poi dopo, una volta fatto questo, aspetta qualche minuto, stacca la presa dell'alimentatore, dietro l'alimentatore, e schiaccia il pulsante come se tu volessi accendere il computer. E vedi un po' se si vede. O in alternativa, se eventualmente non ti si accende, allora devi staccare la presa dal computer. Schiacci il pulsantino quello lì per far scaricare l'elettricità, e poi dopo stacca la batteria tampone, rischiaccia il pulsante dell'alimentazione e poi rimetti la batteria tampone, e forse dovrebbe partire perché c'è un errore nell'impostazione di BIOS, quindi con questa cosa. Un'ora video fatta 20 26 minuti, caspita. Moriamo quello così, e pure io quando penso che i video tutorial su Gamecaster, quello che tu hai visto che dura una ventina di minuti, in realtà ho più di mezz'ora di girato là, 45 minuti, poi taglia qua, taglia là, e la
alla fine ho fatto una ventina di minuti. È perché poi non avendo un testo da leggere ho imparato a memoria tutto a braccio. Quindi è per questo che, diciamo così, poi sono veramente molto 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 pignolo su queste cose qua e quindi faccio tagli a non finire. Non si accende nulla, ok. Da quanto tempo fa l'hai comprato questo PC? Perché potrebbe essere anche l'alimentatore. Che è andata, eh? Arrivata a sto punto. E quindi la spesa potrebbe essere anche molto molto ridotta. Se non si accende più nulla, potrebbe essere il 50% l'alimentatore, l'altro 50%, ma è impossibile, ma cosa probabile, potrebbe essere la scheda madre, però sarebbe il caso di sostituire prima l'alimentatore. Poi vedi tu, tanto magari io ti do i consigli, poi vedi tu se ritieni opportuno dal Sims Club. Ah, it works. Io per esempio, ora non so se te l'ho detto, io è dal 96 che assemblo PC, lo faccio per passione. E diciamo che nell'ultimo periodo poi ho anche assemblato macchine molto ma molto più costose, un po' più complesse. Io per esempio sono pignolo anche sulla scelta dei pezzi. Quindi alla fine, quando poi consegno, diciamo, il PC, e a parte che faccio prove di stabilità e non lo dico come fanno gli altri che dicono ho fatto il test di 24 ore per vedere se è stabile, io lo metto sotto stress veramente. Cioè lo utilizzo come se fosse il mio PC, il mio computer prima di consegnare. Ovviamente poi sarebbe un discorso lungo, ottimizzo il flusso d'aria, quindi le ventole nel case, la giusta ventola per raffreddare il processore, non quelle piccoline, insomma. Ok, Morino, buona fase di preparazione qua, ma si sa ancora cosa si mangia oggi? Ciao Morino, buon pranzo. Anzi, buona preparazione e buona scibacchiama di pepe. Oh, yes. Applausi. Sei un improvvisatore, allora, in cucina. Sempre stato un grande mezzo, anche economico fra l'altro, perché beh, con tutti gli accessori ho pagato 50.000 shop, però ho risparmiato tanti soldi.
More Nation. One Nation, One More Nation. Oh yes, oh yes. Caffè Moreno, il sonno viene meno. Willa, ah ah, azzurrissimo. Buongiorno a te, azzurrissimo. Ma il cielo è sempre più blu. Ah ah, azzurrissimo. Bum, bum. Applausi. Oh yes, oh yes. Azzurrissimo, buongiorno a te e ben ritrovato. How are you? Anzi, come dicono quelli lì che parlano bene, come stai? Ben ritrovato. E in questo momento, fino a qualche momento fa, c'era il nostro Moreno National. Poi c'è l'amico Ita 2165. Ci dovrebbe essere anche la nostra mascotte Leonardo da Vinci, detto anche Leopoldo. Ah yeah yeah. E stamattina manca solo il nostro amico Aleasso. Ah yeah yeah. Che probabilmente sarà impegnato e quindi non è potuto passare. I vives, ma noi lo salutiamo ugualmente. Il nostro Giova. E il nostro Leo si sta riprendendo piano piano, che ha avuto un po' di febbrucci. Si è messo buono buono a letto, ha detto, così ritorna ancora più forte di prima. Ah, lei, ah, lei, ah, lei. Azzurrissimo. Ma come procede la tua farm? Anzi, qua. Ah, hai giocato Euro Truck. Sta giocando, stava. Quindi quanti Everons hai preso? In inglese, dall'inglese all'italiano significa numero 1. Ovviamente sarebbe number 1. Number, ma errori di citazione o di battitura ci sono, eh. Ok, figure di Ita, fammi sapere se riesci a risolvere. In tutti i casi prova a prendere un buon alimentatore. Quindi io ho preso un EVGA, mo ti scrivo il marchio come si chiama. Allora, EVGA. Mo ti dico anche il modello, un attimo solo, così. Ovviamente l'ho pagato, mi pare 110, però c'è un signore alimentatore. Allora, un attimo di pazienza per voi che siete in live. Così diamo una mano. Allora, un attimo solo. Allora, mi sa che l'ho comprato. Vediamo un po', nel 2019 forse. Un attimo di pazienza. Ci sei ancora, Ita? Se resti un attimino. Allora, altrimenti tu ci hai detto, mi hai detto che c'hai un i7, giusto? i7, allora l'i7, quindi EVGA, EVGA. Allora, questo è quello che c'ho io. Ora te lo scrivo in chat.
Questo è il link qua. Io c'ho questo qua da 750 watt. O in più in generale, ecco, prendili buoni e non risparmiare soldini su queste cose qua, perché gli alimentatori non buoni a lungo andare potrebbero darti problemi. Insomma, sbalzi di tensione, protezioni, tutte queste cose qua. Però prima di acquistarlo, se conosci qualcuno che può aprire l'alimentatore e vedere se per caso il fusibile all'interno si è bruciato, perché così si può sostituire il fusibile e quindi puoi continuare a utilizzare quell'alimentatore. In alternativa, se vedi che, diciamo, ad occhio sembra tutto a posto, allora insomma puoi valutare eventualmente di cambiarlo. Io personalmente sull'alimentatore non risparmio, ecco. Poi vedi tu. Fammi sapere se riesci a risolvere il problema. Caffè Moreno e il sonno viene meno. Caffè Patacca, il caffè che spacca. In collaborazione con Panificio Patacca e la dentiera poi si spacca. Oh yes, oh yes.
Funziona, funziona. Oh, l'angolo di sterzata, ragazzi. Questo mezzo è favoloso. Ha un bell'angolo di sterzata, bello stretto, stretto. Anzi, sì, stretto. C'è le ruote che ti fanno girare anche in uno spazio molto, ma molto ristretto. E saluto Aleasso, Allegra Gia, Allora facciamo uno shout out al canale, così mi raccomando seguitelo, che è molto bravo. Allora, la shout out l'ho fatta da Azzurrissima, sì. Allora, Aleasso, Allegra Gia, eccolo qua. E facciamo anche lo shout out al nostro mitico Fanbus 08. Mi raccomando, andatele a seguire, eh? E ovviamente anche per voi che state guardando questo video su YouTube, se i miei contenuti vi piacciono, vi invito a passare come sempre a lasciare un bel like e a condividere il video se vi fa piacere, ma soprattutto vi aspetto nel mio canale Twitch tutti i giorni dal martedì alla domenica per passare qualche oretta insieme, scambiare qualche chiacchiera, insomma, e stare in buona compagnia. E ovviamente se non siete iscritti a Twitch, ecco, vi invito a farlo, tanto è tutto gratuito, e ovviamente potrete decidere di seguire questo canale, ma potrete anche scoprire anche tanti altri miei bravissimi streamers che ci sono su questa nuova piattaforma Viola. E ovviamente per chi fosse interessato ci sono anche una serie di video tutorial dedicati a Gamecaster, che per chi volesse o chi avesse l'intenzione di provare questo software, che vi permetterà sia di fare lo streaming che registrare, ecco, potrete e troverete anche un file, una serie di video tutorials. Valterino, buongiorno, ben ritornato. Thank you, thank you. Applausi. Oh yes. Eccolo qua, il nostro Valterino. Allora, in chat dovrebbe esserci ancora Azzurrissima. Poi forse c'è Ita2165, c'è il nostro Leuzzo, il nostro Leonardo, Morino è andato a preparare Lupranz, è andato a preparare un mangià. Primo contratto. Raccogliere. Campo 14, allora vediamo qualche altro campo. Oh, abbiamo recuperato parte dell'investimento fatto. Ci abbiamo il nostro ministro della gioventù qua, il nostro Leonardo. Sarà facile, ma ne terrò conto. Ovviamente non vi aspettate, io lo dico così, quindi non ho detto lo faccio, ho
ce l'ho presente, sì. Ovviamente un sound alert non è che lo fai così, ma c'è bisogno di capire anche, diciamo così, la versione. E siccome però il nostro Leo è ancora, diciamo così, molto giovane, allora ecco, nel rispetto anche della sua età, ma soprattutto dei suoi genitori, al momento non posso farlo. Leo, tu lo sai, io ti voglio bene a zio, però sai, poi quando compirei 15 anni, allora zio ti fa il sound alert pure a te. E soprattutto mi raccomando, impegnati a scuola, mi raccomando. Sì, ci vuole, bisogna sapere bene. Bravo Leo, che così fai due cose buone. La prima la fai per te, perché così tu impari le cose. E poi la cultura, guarda che è importante, eh? La matematica soprattutto. Noi pensiamo che uno dice, ma la matematica non è importante. Fidati che è importante, soprattutto con le equazioni di primo grado. Qua si fanno un sacco di calcoletti. Allora, questo è il campo 38, ci sta qualcosa sul 38? Allora 39, facciamo il contrattino sul 39. Ecco qua, facciamo un po' di apericino qua. Non ti preoccupare, azzurrissimo, scusami, ho letto adesso il tuo messaggio, non ti preoccupare. Quando le persone meritano, insomma, si fa più che sicuro. Stavo dicendo, ma qua sai, si è bruciato tutto il raccolto. A proposito di sound alert, vediamo un po'. Io sono Lady Bugger Rosa. Io sono carina con pigiama rosa, vado là. Ma no. Io sono Lady Bugger Rosa. Ma sono chiarina. Ti mando dentro a bozza. Sì, non l'abbiamo detto, ma Leo c'ha un po' di febbre, anzi oggi mi ha detto che. Wow, mi hai anticipato, Leo. Stavo quasi lo metto pure, metto anche l'altro. Questa qua piace molto a Leo, il Pitti Dai. Ah vabbè, quindi c'hai 10, allora stai piano piano. O devi soltanto il primo giorno dopo la febbre, diciamo, bisogna stare attenti, e poi dopo che potrebbe esserci la ricaduta, e poi dopo yeah scialiamo. Beppe 978, ragazzi. Okay.
tu sei fan boss. Grazie. Grazie Valterino. Diciamo che alcuni sono, il merito è degli autori, gli originali, poi diciamo che creo una, le parodie di, diciamo così, di queste canzoni, quindi il merito è prima dei veri autori. No, Leo, in realtà questo è uno dei primi Sound Alert, forse questo mi sa che è il secondo Sound Alert che ho fatto. Il primo è stato quello di Inno Zappa, quello dell'inno della Zappa Sotto, e poi questo è stato il secondo. Poi c'è ancora un altro, Wopparan. Se lo provate voi quell'altro là, a Valterino sicuramente piacerà. Wopparan 71. Vediamo se sta qua. Allora, dove sta? Ecco qua, Wopparunner. 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 Questa era semplice da creare, nel senso che c'era una certa assonanza con il nickname dell'amico Wopparunner71. A proposito, gli faccio anche lo shootout. È un altro bravissimo amico streamer che porta farming su console ed è un bravissimo paesaggista. Vi invito anche a passare nel suo canale, a lasciare un bel follow e ovviamente salutarlo da parte di Zio Dab. Dici dedicare una live su come si progettano i Sound Alert? Vabbè, ma quella, se è così, basta più che altro fare un piccolo video, ma alla fine ci vuole un po' più di fantasia, ecco, diciamo così. Quindi e quella gente, se tu fai una live solo di Sound Alert, se ne va. Dice, ma questa che live è? Bisogna creare una nuova, come si chiama, una nuova categoria Sound Alert, così insomma. E io pago, e io pago. Ah, paghi tu, allora va bene, se paghi tu. Ah, yeah, yeah. Ovvia. E salutiamo anche il mitico Fenebus 08. Ma salutiamo anche Arvid 81, salutiamo Brixia 76, Brixia, salutiamo Cirillo, ragazzi, Cirillo 1974, un altro bravissimo streamer, ragazzi. Ah, uno streamer pugliese, esattamente, Telecce. Che saluto, oltre ai tanti amici ed amiche streamer, Manuela del Drago, la nostra mitica Chiara Error 404, e insomma, ragazzi, chi più ne ha più ne metta. E come dico sempre, seguite i canali dei vostri streamer preferiti, ma sosteneteli, ecco. In che modo potete sostenere i vostri streamer? Attraverso le sub, quindi un abbonamento tramite
Amazon Prime, che è gratuito e non c'è vincolo di rinnovo, eccetera eccetera, oppure con i bits, queste cose qua. Fatelo con il culo. Allora, una domanda che incassa è più facile rispetto a Stino ZBS. Allora, guarda, mo ti metto il link della serie che ho fatto sui video tutorial, così ti puoi rendere conto stesso tu. Guarda, ti metto la... Un saluto. Ecco qua. Allora, questa qua è tutta una serie di video tutorial che ho creato su Gamecaster. Ecco qua, ce ne sono diversi. Allora, per me personalmente posso dirti che c'è meno da smanettare, è più semplice. Poi Gamecaster ti permette di utilizzare il software ovunque, siccome è un software che carica le tue impostazioni in cloud e su cloud, quindi tu puoi anche diciamo così, non avere, anzi non c'è bisogno di avere fisicamente sul disco rigido tutti i dati che compongono le scene. Quindi diciamo che da questo punto di vista Gamecaster ha un punto a suo favore. Poi diciamo pure che è più leggero rispetto agli altri software, quindi ti inizia a laggare di meno. Poi ha un sistema di gestione della banda video, significa che mentre tu stai streamando, lui ti gestisce in base alla connessione la qualità, per cui se si abbassa un po' la connessione in upload, automaticamente lui ti va a compensare, quindi fa sì che la tua live possa essere sempre fluida, ecco, senza problemi. E poi, ecco una cosa importante, se è un problema li puoi contattare anche sul loro canale Discord, cioè Gamecaster ti offre anche un'assistenza, diciamo così, per cui se è un problema da remoto gli operatori ti risolvono il problema, quindi hai anche l'assistenza, è leggero, hai tutto in cloud, quindi in qualsiasi parte del mondo e su qualsiasi computer puoi trovarti tutte le impostazioni che hai lasciato. E quindi e questa è la motivazione, una delle tante motivazioni, te ne ho date tre. E soprattutto l'assistenza è buono, anche se ti trovi in difficoltà scrivi su Discord e loro poi ti rispondono, è in inglese, però Google Translator volendo e si può sempre scrivere. È leggero, l'unica guida completa in generale sui software del live streaming anche in altre lingue al momento appartiene a ZTab qua, quindi nemmeno in lingua inglese si trovano tutorial, o non ho trovato ancora tutorial così specifici, diciamo così, che trattano capitolo per capitolo quelle che sono le funzionalità e come vanno settate. Sì, il software è in inglese, però se segui il video tutorial non avrai alcun tipo di problema, perché sono partito dalla A, quindi sono partito da zero, cioè tutto spiegato. Guarda, se tu segui tutti i quattro video tutorial c'hai tutto quello che ti serve, nel caso i video sono in italiano. Quindi se c'è un account YouTube, magari puoi anche seguire il canale, almeno così insomma dai una mano pure a crescere anche a livello di numero, oltre a poter eventualmente commentare, quindi poter dare un consiglio su altre cose da fare, insomma. Pensa che
che Gamecaster lo sta utilizzando anche, vabbè, Ale Asso lo sta utilizzando la zappa storta, ma pure Drift 3131, Lupin. Ok, Leo, i posti e soprattutto mangia qualcosina, almeno così metti pure un po' di benzina nel pancino. Grazie Valterino, è un onore, insomma. È un onore e un piacere poter dare una mano. Ovviamente, per quel poco che so fare, posso fare, insomma. Grazie a te soprattutto per il supporto, insomma, il fatto che mi vieni a fare le compagnie, insomma. Chi mi conosce lo sa che a me fa piacere anche un saluto, come fanno anche gli altri. Ah, Cayman, Lorì, mi sono scordato di fare lo shoutout pure a Cayman, un altro bravo streamer. Cayman underscore lo underscore re. Ah, no, messo il punto interrogativo. No, allora su Cayman. Ecco qua. Beh, Cayman. Allocre. Ah. Cayman. Oh, ce l'abbiamo fatta. Fa piacere comunque, insomma, che vi trovate bene in questo piccolo canale qua. Il genere che sto provando a creare si chiama soft gaming, è un modo un po' più rilassante, ecco, di portare contenuti, che si ispira molto a un'altra categoria. Streaming. E piano piano sembra essere sempre ogni giorno più apprezzato. E soprattutto si cerca anche di creare dei contenuti adatti a tutti quanti. E quindi cercando di avere un linguaggio, ma anche un atteggiamento consono e corretto. Insomma, anche perché l'ho detto anche in altre occasioni, proprio perché siccome ci sono anche persone molto giovani che seguono sto canale, cerco anche di far sì che qualora qualcuno di questi mi stesse osservando per dire: oh, mi piace il dub, come va? Insomma, allora io devo cercare anche di proporre, oltre ai contenuti, atteggiamenti, linguaggio guida, e poi ovviamente pure per far sì che tutti, diciamo così, insegnamenti dei genitori non vadano vani, ecco. Quindi diciamo che è una sorta anche di rafforzamento a quelle che sono i consigli o educazioni, insomma, da parte dei genitori. Invece come ho imparato, cioè come ho iniziato diciamo, la mia avventura ad assemblare il PC. Allora, devi sapere che a 17 anni mio padre compra un PC, quindi ti parlo del 95, io sono del 78, e praticamente io sono sempre stato uno smanettone.
Infatti, i manuali di istruzione solitamente li tengo sotto mano, ma difficilmente li guardo perché, diciamo, più o meno la soluzione la trovo, no? Anche a volte più o meno fortunosamente. E in pratica smanettai una volta e cambiai dei parametri nel BIOS e non riuscii a ripristinarlo. Così iniziai a fare diverse cose, tra cui tolsi la famosa batteria tampone e ripartì. E lì ho iniziato a imparare le prime cose. Poi, man mano che mi sono capitate anche altre cose, e anche a fortuna le sono riuscite a risolvere, ecco che ho acquisito le prime nozioni. E poi, man mano, più vai avanti, più ovviamente, poi con l'era di internet che c'è oggi con YouTube, quindi nel 2006, ovviamente ho imparato altre cose. Il mio primo PC poi l'ho assemblato l'anno dopo, perché quel PC là, ovviamente, diciamo, aveva l'hardware che era un po' vecchiotto, e quindi ho iniziato ad installare la Sound Blaster 16, Creative Sound Blaster. Mo che ti dico sta cosa, chi ha una certa età gli verranno i brividi addosso, dirà: wow, mi ricordo! E costava un botto di soldi. E all'epoca chi aveva la Creative Sound Blaster 16 è come se avesse un impianto audio di ultimissima generazione. Eh sì, ma anche perché con l'espansione di internet, di social media, o più che altro questi siti, che piattaforme, ecco, che nei quali si condividono i video o le live, diciamo che i tempi sono cambiati. Ma prima, se non andavi in libreria e non acquistavi il libro cartaceo, non trovi la soluzione. Wow, Cirillo, proprio di te ho parlato prima. Applausi per Cirillus. Cirillo, Cirillibus. Signore e signori, ecco l'amico Cirillo di cui vi ho parlato, l'amico di Lecce, che vi ho detto e vi ho consigliato prima di passare nel suo canale e di seguirlo. Carissimo Cirillo, buongiorno, ben ritornato. Ovviamente c'è Valterino, poi c'era, mi pare, Leo se n'è andato, insomma, chi c'è? Chat, beh, che è anche quasi ora di carica pappatoria qua, quindi poi adesso yes Cilibus, ma oggi vai in Lives. Io, se riesco, vengo a fare anche un salto da te. Ah, ok. Che è un po' di, diciamo così, dare una mano in sospeso, quindi farmi un coso. Quindi se... quindi domani, ok. Da che ora? E cosa porti? Così almeno gli amici che guarderanno questo video in replica potranno passare a guardarti, a farsi due risate con la famosa trombettella. Ragazzi, dovete sapere che Cirillo c'è una tromba molto speciale, non vi posso dire altro. Quando entrate nel suo canale, ovviamente non scrivete, se nel suo canale non si può scrivere, comunque ditegli che siete amici di Dab, così almeno gli fate capire, insomma, che gli ho consigliato il suo canale. O Cirillibus, l'amico mio Cirillo,
Tengo una picca di fame. Ah, ragazzi. Raccogliere. Allora, vediamo un attimino se c'è qualche altro campettino piccolino qua, ma... Everons. Ah, ragazzi, Cirillo è mitico. Cirillo è mitico. Veramente è un simpaticone incredibile. Veramente un gran simpaticone. Allora, ratura, ratura. Che campo ci è rimasto? 46, che campo è? 46, quasi quasi. Sì, dai. Allora, campo 46. Intanto qua ci abbiamo... Ragazzi, non so se avete visto, ma... Dopo tanto tempo, finalmente, mi inchino davanti al... al Fiat Agri del maestro Peppe 978. Ragazzi, io ho messo il super optional qua, anche il GPS, ragazzi, ma che ve lo dico a fare, voglio uno spettacolo, un babasso sta morto. Tra streamers ci si aiuta e noi fortunatamente abbiamo questa mentalità, insomma, che quella di darci una mano e non fare le scarpettelle. E ti dirò una cosa che potrebbe sembrare un po' atipica, no? La campana fuori il coro. Io dico che è inutile farsi le scarpe per un semplice motivo, perché se a una persona non piace il mio format e magari segue si iscrive al canale di Valterino 81 piuttosto che Cirillo 1974, anzi fatelo, ragazzi, iscrivetevi, eh. Dicevo che se uno si iscrive a questi canali perché magari il mio format non garba più, cioè all'inizio è bello magari e poi dopo uno si scuccia e va in un altro canale, e tu streamer magari entri in un altro canale e vedi che c'è un tuo follower là, da persona, diciamo, adulta, uno cosa fa? Si ferma e riflette, dice: fammi vedere un po' questa persona come si comporta, magari devo rivedere un mio atteggiamento, un mio modo di fare. E uno entra e impara, molto molto più apprezzato. Ma ci sono quelli lì che magari pagano, e dico pagano, per mandare dei bot in un canale, come è capitato a me, no? C'è, io ma non so chi è che ha fatto sta cosa. C'è, io sarei stato più contento se mi avesse dato, sai, vorrei avere un consiglio da te, come fa sta cosa. Io gli avrei detto: guarda, fai così, così, così. Tu non dire niente che io ti ho dato questo consiglio. Io non è che mi sarei messo lì a dire: oh, dati il consiglio a questo. E quindi purtroppo diciamo così che siccome sono sempre stato ho sempre avuto una mentalità da motivatore, una mentalità motivatrice,
ho sempre messo da parte quelle cose che su io sono più bravo, tu sei peggio, assolutissimamente. Quindi è anche questa cosa qua, insomma, che mi ha formato. Quindi diciamo che anche un po' l'esperienza della vita. E quindi in conclusione, quando qualcuno mi chiede un consiglio, a volte glieli do anche con un po' di foga, perché so così, so appassionare, però poi, cioè, alla fine, se qualcuno se ne va dal mio canale, se ne va in un altro e se ne va nel canale di un amico, a me lì per lì mi può un po', come dire, un po' toccare, però poi dico, devo provare a migliorare, o quando mi dico, può darsi pure che l'altro amico è più bravo di me, allora cerco di imparare e gli chiedo consigli. Diciamo che il vero perdente non è colui che accetta la sconfitta e chiede, o meglio, la non vittoria, ma chiede consiglio a chi magari riesce a intrattenere un po' meglio e magari dire, oh, questo è bravo. E ovviamente se eventualmente uno ancora di più il carisma, dice, ragazzi, andate a seguire a Cirillo 1974, a Valterino 81, perché sono bravi, sono degli ottimi intrattenitori e ve li consiglio realmente, ovviamente. A Cirillo lo conosco perché, insomma, amico di Fern, però ho avuto anche modo di dire che è bravo, la sua esuberanza non stanca, quindi è per questo che uno lo guarda con uno, ma io lo seguo con enorme piacere. Poi ti accorgi, Valterino, quando utilizzerà la famosa trombettella di qui sopra, poi capirai. E poi ovviamente diciamolo pure che in questo canale non si dicono e fanno cose, solo cose frivole, ma comunque anche in questi casi si affrontano degli argomenti poco delicati, diciamo poco sensibili, però che comunque in altri canali non ho mai, e dico mai, sentito discutere. E soprattutto fare gruppo. Ma con questo, cioè sto Fiat, io non so voi ragazzi, ma credevo di aver non abbassato l'areggiatore qua, la rate, perché va 17 km/h. Cioè voglio aspettare. Vacci, vacci, perché te lo consiglio, perché veramente è bravissimo. Sono tutti più bravi di me. E Cirillo è uno di quelli là bravi. Io sto ancora cercando di imparare. Però poi quando per esempio prendo spunto da qualcosa fatto in un altro canale, senza problemi lo dico. Confermo, confermo, quello che dice Cirillo è vero. Confermo. Non esiste Nvidia, al massimo Nvidia, che è solo un brand delle schede grafiche. C'è stima reale, non scenica. Quindi se parliamo bene gli uni degli altri è perché veramente lo sentiamo. E quindi io, soprattutto io che non sono il tipo da dire è bello, è bravo, anche se magari non lo penso, no? Se qualcuno mi sta un po', come dire, sul gruppone non ne parlo, perché non mi va di parlare non bene degli altri o criticare l'operato degli altri, perché poi ognuno, come nel caso dello streamer, impiega e impegna tempo, e quindi magari sound alert, tutte queste cose qua li
richiedono tempo e pazienza. E uno bravo 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 a fare sound alert, per esempio, è Robbie Mel 81. Ragazzi, Robbie Mel è favoloso, non so se lo seguite, anzi poi gli faccio pure lo shoot out. Lui, vabbè, lui non ha non ha bisogno di presentazioni, però insomma passate nel suo canale perché è bravo, è un bravissimo musicista e poi è un ragazzo umile, veramente un ragazzo umile. Ho ascoltato una sua intervista, veramente un ragazzo molto molto umile. E questo è Robbie Mel. Io seguo anche Nick, poi vi faccio lo shout out. Seguo Nick, che si scrive così, con la Y, che con il numero 3. Seguo Miticaccio e vi faccio gli shout out. Allora, mi pare che si scrive con lo 0, se non mi sbaglio. Vediamo un po'. Perfetto, Miticaccio e poi Nora. Nora 024. Questi sono, diciamo così, i big dello streaming che io seguo. Ragazzi, ditemi voi, no? In quale canale uno streamer così piccolo, no? Una briciola si mette a fare promozione per i canali di grandi streamer come loro? Ditelo pure, anzi dico, ma quello fesso lo fa, Zio Tab lo fa, quindi voglio dire, ci sono quegli streamer che, diciamo così, non sono avidi dei followers e quindi vanno a sportellare. Chillers, che si dice. Ciao ragazzi, do un consiglio agli streamer che vogliono iniziare. Ragazzi, non fatevi le scarpe, fate le cose con grande umiltà, imparate, chiedete consigli e quando qualcuno di voi magari prende spunto da qualche altra persona, ditelo senza problemi e non abbiate paura di perdere 1, 2, 3, 10 followers, 100 followers, perché alla fine ciò che conta è la stima che hanno le persone e quindi non il personaggio ma la persona che sta dall'altra parte di un microfono oppure di una webcam. Eh sì, Cirillo, diciamo che noi ci siamo fatti le ossa e quindi tutti se le sono fatte, ma diciamo che noi siamo entrati in un periodo in cui i grandi sono dei grandissimi. Moreno per esempio è moderatore di Nick e ormai avrei pensato un giorno di poter chiacchierare con lui ma anche partecipare a una sala e ho apprezzato la sua grande umiltà, cosa che magari altre persone solo perché hanno, che ne so, milioni di followers, 3 milioni di followers si atteggiano, come diciamo. Nick per esempio insieme agli altri big sono persone molto molto umili, veramente molto alla mano, molto alla mano, e quindi è per questo che io, il mio piccolo, anche se allora non serve, gli faccio anche un po' di sana promozione pubblicitaria. Oh yes, oh yes. Ovviamente un altro consiglio agli streamer provetti è quello di riascoltare e rivedere le vostre live o i vostri video per cercare di
capire anche quando sorseggiare, quindi quando fermarsi e non parlare tanto, ma anche pausa e anche un po' osservarsi ed essere molto scrupolosi. Noi qua alla fine siamo per divertirci, prima di tutto e poi per tutto il resto. E quando uno può dare un sostegno, lo fa tranquillamente. A proposito di sostegno, mi sono dimenticato di dirvi che c'è un altro modo gratuito per sostenere il vostro streamer. E qual è? Quando Twitch manda la pubblicità, guardate, restate in... restate sintonizzate, non abbandonate il canale, perché così permetterete al vostro streamer di guadagnare qualche centesimo. So che in molti distinto lo farebbero, ma diciamo che in questo caso qui è Twitch che, al di là delle donazioni e queste cose qua, così insomma gratuitamente, proprio a zero, potrete sostenere il vostro streamer. Poi ovviamente, se parte la pubblicità, diciamo così, scrivete pubblicità, e magari come faccio io, in modo tale che lo streamer poi possa riprendere il discorso. Oh, azienda, buongiorno, bentornato e grazie per la richiesta di amicizia su Facebook. Onorato di essere entrato nel mitico gruppo. Stavamo parlando, non so se sei entrato, se senti il discorso di prima, abbiamo parlato un po' di quello che lo streamer dovrebbe fare, diciamo l'etica dello streamer, no? Quella di non andare a fare le scarpe ad un altro streamer, se magari ci fa perdere qualche follower, quindi fare le cose con umiltà, sostenersi a vicenda, sai, fare gruppo, queste cose qua. E poi insomma la base, ecco, del saper vivere e convivere con gli altri. Tu che cosa ne pensi a proposito? A proposito, amici, voi che state guardando questo video su YouTube, vi invito a passare anche nel canale dell'azienda agricola SNC qui su Twitch, ma anche su YouTube, se c'è YouTube. Comunque andate su Google, digitate azienda agricola SNC, se vi esce qualche risultato, Facebook, Instagram, YouTube, iscrivetevi, followate, e ovviamente followate anche il nostro Cirillibus 74 Valterino 81. Oh yes, oh yes. Esatto, azienda, perché il discorso l'ho fatto già prima. Non serve a niente mandare i bot, spendere soldi per attaccare un canale. A che serve? Magari quei che ne so, 50 euro, 5 euro, che sì, tu te ne vedi bene, metti la benzina, oppure che ne so, vai ti va a mangiare una pizza, ti va a fare una gita fuori porta, fai un regalo alla fidanzata, accompagno la compagna, cose, cioè fatene altro utilizzo. Magari se proprio volete spendere sti 50 o 70 euro, fate una donazione al canale. Oh no, ragazzi. O magari investiti in bit e fate girare l'economia, eh? Oh, ma è qua. Vabbè, allora, azienda, il discorso per i grandi streamer è un po' più complesso, perché
devi sapere com'è nella vita reale, no? Ci sono quelle persone che hanno tanti follower, no? Se si mettono a salutare uno ad uno, e allora quelli là giustamente si devono mettere 2 ore, che devono fare 2 ore di live, 2 ore solo per salutare tutti i followers. Poi va a finire che uno dice: ma tu perché hai salutato a quella, a me no? E allora si creano i casini. Diciamo che finché sono in pochi, allora più o meno uno riesce ancora ad interagire, però poi quando crescono diventa un po' più complicato, e allora magari salutano quelli un po' più conosciuti, diciamo così, o magari qualche amico. Quando non c'è nessuno in chat, diciamo che è questione anche di noi non conosciamo le dinamiche, diciamo così, degli altri canali, magari le tempistiche, queste cose qua, lo stress pure che ti comporta. Magari uno c'ha la luna storta, dice: ma c'è la luna storta per un anno, e può capitare che uno per un motivo o per un altro, magari nella vita privata le cose non girano bene, quindi sono anche poco predisposti all'interazione. E poi senza togliere, cioè, non vi scordate che poi ci sono anche gli scostumati, anzi i diversamente educati, che girano nei canali e non sanno che il virtuale, quindi il web, queste piattaforme video digitali equivalgono al mezzo di comunicazione standard. Esatto, Cirillo, è la stessa cosa, eh. Io tra l'altro cerco di interagire il più possibile, proprio perché nessuno si sente escluso, e lo faccio con tutti, e dico tutti, dai, se, diciamo così, dal follower che mi sostiene guardando la pubblicità, o quello lì che non la guarda, all'amico che fa la sub, quello che fa la donazione, quello che fa, insomma, che dà anche un aiuto economico. Non sono selettivo, perché penso che magari quella persona vorrebbe anche darti una mano, però non lo può fare perché è paparello, i piccioli non ci stanno, i soldi non ci stanno, e quindi lui sta lì che te guarda, ti interagisce con te. E purtroppo non tutti sono così, c'è una piccolissima parte di streamer che sono veniali e che interagiscono poco con coloro che, diciamo così, non danno un sostegno dal punto di vista, diciamo così, immateriale, quindi un supporto materiale. E anche perché un atteggiamento del genere fa allontanare le persone, e quindi uno vede che non lo saluti, o magari non gli dai nemmeno, come dice, una blue guns, ovvero non vai nemmeno a metterti lì e dire grazie per il complimento. Sono delle sciocchezze che però comunque insomma. Allora, però c'è uno stream in particolare che saluta tutti tranne me, perché ogni volta che entro nella sua live tutti i ragazzi mi salutano, perché ragazzi, ci sta pure che magari può capitare, però l'importante poi è girare la telecamera dall'altra parte. Ok, allora ragazzi, visto che siamo in tanti, direi di fermarci così, facciamo un ride. Allora, ragazzi,
Allora, adesso c'è l'amico Brixia. Allora, faccio l'annuncio e quindi approfitto per ringraziare tutti quanti voi. Ragazzi, restate, vi chiedo la gentilezza di restare. Allora, per voi che state guardando questo video, in replica la programmazione continua. Per voi che siete in diretta, adesso facciamo il raid all'amico Brixia di cui vi ho parlato prima. Brixia 76, ecco, io dici che mi ero sbagliato. Brixia, qualcuno di voi già lo conosce sicuramente. È famoso anche per i sound alert di Brixia. Chi è Brixia? Allora, avviamo il raid. Allora, come sempre, io ringrazio tutti quanti voi che mi avete tenuto compagnia. Ringrazio ovviamente. Vediamo se può essere che Brixia. Ah, sta qua. Allora, ringrazio tutti voi per la compagnia. Ringrazio ovviamente voi che mi avete guardato in diretta. L'appuntamento è per domani mattina, sempre con Farming Simulator 22 in multiplayer, quindi vi basterà essere semplicemente dei follower del canale per poter partecipare. Quindi amici e amiche, restate sintonizzati che andiamo da Brixia. Per voi che siete, per voi che state guardando questo video in replica su Twitch, la programmazione continua e naturalmente questo video sarà disponibile su YouTube sabato alle 12. Quindi grazie mille a tutti, thank you so much e state buono, non ve ne andate! Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola Bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram.